Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sarà un video test per valutare una turbina eolica. Facciamo un passo indietro. Nel residenziale ci sono due tipologie: o le mini pale eoliche, quindi delle pale come quelle che vedete nei campi, ma formato un po' più piccolo, che però chiaramente hanno un costo intanto abbastanza elevato, un problema di installazione, di trasformazione dell'uscita, insomma tutto un po' più completo da gestire, vanno anche frenate, insomma è tutto un discorso un po' più complicato che non mi va in questo momento di affrontare, neanche di proporvi, perché è già troppo difficile a livello di installazione parliamo. Poi ci sono i prodotti un po' più economici, un po' più versatili, che sono le turbine verticali. Quindi anziché avere le pale che girano in questo senso, c'è un cilindro che gira in questo modo, fatto in varie tipologie di forme. Oggi ne vedremo una della Vebor, un prodotto che costa pochissimo, costa sui 160 euro, viene data per 600 watt, e io ho detto ma proviamola. Vi dico la verità, me l'hanno mandata, non l'ho comprata, il mio video sarà assolutamente non di parte, quindi quello che produrrà ve lo farò vedere, i pro e i contro in massima trasparenza, così avrete magari uno spunto dei dati per capire se è un prodotto che vi può servire o meno, perché molti me lo chiedono, molti vorrebbero produrre energia magari di notte quando i pannelli non lavorano e pensano a queste turbine eoliche, sperando di riuscire a fare dei watt veri. Li faremo? Vediamo. Iniziamo con l'unboxing, lo spacchettamento, la montiamo e andiamo avanti col video. No, prima di andare avanti col video, mi raccomando, non costa niente, cliccate qua sotto iscriviti, mi aiutate a far crescere il canale e così magari mi mandano prodotti ancora più interessanti. Buon video! Ok, vediamo cosa arriva. Un bello scatolone. Un foglio con le istruzioni. Allora, abbiamo due versioni di istruzioni, quelli per la pala a 3 tradizionale e quelle per la turbina. Non fa vedere granché, tiriamo fuori tutto e vediamo di montarla. Ok, queste sono diciamo le pale della turbina, non sono rosse in questo caso ma sono bianche. 2, 3, 4 e 5. Sono di plastica bianca, plastica non troppo rigida, abbastanza flessibile, vedete? Nella parte qua dove va avvitata al motore è rinforzata, quindi con tutti questi rinforzi anche questa parte qui è tutta rinforzata, quindi un bel pezzo. Finiture non eccelse, non è proprio liscia, è un po' ondulata, però sembra robusta. Non è pesantissima perché la struttura è vuota. Poi abbiamo dentro questo imballo degli accessori. Troviamo quindi tutte le viti, una chiave a brugola, delle rondelle, uno spessore in gomma che vedremo poi a cosa serve, e tra l'altro troviamo anche una torcia a mano con anche una ricarica interna, perché premendo l'interruttore fa luce, quindi avrà un condensatore, una batteria, un qualcosa di interno che possiamo caricare a mano e all'occorrenza può essere anche comoda. Qui troviamo l'altro blocco con il motore da attaccare al palo e la frangia rotante dove fisseremo poi le pale. Vedete che c'è un LED girando in questo momento, il LED lampeggia, vuol dire che sta generando. Esce con un cavo a due fili, ancora da sguainare, con un rosso e un blu che saranno verosimilmente positivo e negativo. E qui dentro troviamo poi anche questa che sarà la frangia di copertura per il fissaggio delle pale. Ok, come si monta? Bisogna montare le pale facendo passare questa vite con una rondella e la frangia in questo modo, mettendole una per una e avvitandole sui filetti presenti in questa parte. Ora chiaramente l'altezza senza il palo è troppo bassa, quindi mi alzo questo blocco per procedere con il montaggio di tutte le pale. Il motore è questo, arriva marchiato Vebor tutta questa parte bianca verniciata, la flangia sopra in alluminio già fissata col bullone, qui dentro come abbiamo visto il cavo, le viti per stringerlo intorno al palo, null'altro. Lo chiamo erroneamente motore, non è un motore ma è diciamo il generatore. Ok, il montaggio è praticamente finito, vi danno una vita in più. Vediamo un po' che diametro abbiamo come ingombro totale. Siamo a circa 90 cm per un'altezza di 60 cm per quel che riguarda la singola pala. Poi chiaramente l'altezza di tutto la turbina eolica dipende dall'altezza del palo che installate. Parliamo adesso del palo. Apriamo quindi i morsetti
che erano proprio ben tirati. Dunque, l'ingresso per il palo è da 52-53, quindi un palo da 50 insieme allo spessore in dotazione può essere tranquillamente alloggiato all'interno della flangia. Io pensavo di usare un palo in resina, che in realtà sono quelli da 60, non vanno bene, bisogna procurarsi un palo da 50. Ok, chiaramente per fare le prove non avevo nessuna intenzione di comprarmi un palo da 50, quindi innanzitutto ho dovuto fare un'aggiunta del cavo per forza, perché altrimenti non sarebbe uscito dalla parte di sotto. Quindi mi sono procurato un palo molto più piccolo. Adesso faccio passare un sondino per recuperare il cavo. Ok, mi tiro il cavo all'interno del palo. Chiaramente è tutta roba provvisoria, eh? Non fate troppo caso a quello che sto facendo io. Non è un tutorial su come si monta una turbina, ma è un test. Quindi ho mandato il palo in battuta, ora con dei pezzi di legno cercherò di fermarlo. Ok, diciamo che sono riuscito a trovare il modo di ancorarlo, adesso tiro il morsetto. E mi sembra abbastanza ferma. Bene, risolto il problema del palo, adesso vado a piazzarla in giardino. Ho cercato un punto dove c'è molto passaggio d'aria, è un punto dove mi ha dato dei problemi, mi ha fatto volare via il salterello, ogni tanto mi alza il gazebo, quindi tutta l'aria che posso avere passa da lì. Non è l'installazione ideale, perché questa turbina eolica andrebbe messa molto in alto per prendere aria libera ad un'altezza tale da non avere impedimenti che limitano il flusso d'aria, ma non importa, girerà lo stesso, vediamo cosa può produrre. Ok, ho assicurato il palo e l'ho messa a circa 2,5 metri d'altezza. È chiaro che non è l'installazione ideale, ma giusto per fare delle prove. Come vedete, qui non tira un filo d'aria. Qui, giornata di sole, assolutamente. Ecco, adesso si è leggermente mossa, ma non è il movimento sufficiente a generare qualcosa. Quindi adesso ci inventiamo qualcos'altro. E siccome l'aria non c'è, l'aria ce la siamo dovuta inventare. Quindi ora misuriamo a che velocità di metri al secondo più o meno lavora il soffiatore e poi facciamo due prove. Perfetto, quindi girando a questa velocità teorica, che può essere di circa 20 metri al secondo del mio soffiatore, avete visto che comunque girava forte e in uscita dava 12 volt. Io avevo tutta una mia idea che dicevo, ah, la collego alla power station grossa, vediamo di notte cosa riesco a produrre, ma con 12 volt ho lasciato perdere e allora ho preso la piccola EB3A, che magari con quella riusciamo a produrre qualcosa. L'ho attaccata, l'ho fatta girare alla stessa velocità, vediamo cosa succede. Perfetto, non siamo riusciti a produrre neanche un watt. La turbina girava, non è che non girava, però nonostante questi 12 volt scarsi la power station non riusciva ad avere diciamo sufficiente ingresso dalla turbina eolica per iniziare una ricarica. Lampeggiava debolmente l'indicazione di ricarica, ma non faceva un watt. Ora, magari facendola girare ancora più forte riusciamo ad arrivare su, che ne so, 18-20 volt e magari qualche watt riesce a buttarlo. Avete visto che comunque girava, ho simulato un vento abbastanza importante. Allora, se abitate in una zona dove c'è un vento allucinante sempre, magari la prendete e qualche watt riuscite a tirarlo fuori. Se siete in una zona normale come la mia, dove non c'è un filo d'aria, lasciate perdere, perché non produce nulla. Non è che produce poco e allora uno dice la metto lì, costa poco, qualcosa fa. No, non produce nulla. Mi spiace, ho sprecato del tempo, magari ve l'ho fatto sprecare a voi per vedere una cosa che non funziona, però è anche importante conoscere queste cose, perché magari volevate comprarle, eravate attratti dalla pubblicità, dal prezzo eccetera, leggete 600 watt, pensate chissà cosa e poi non produce niente. Non è un bel video, ma se vi è piaciuto mettete un like lo stesso. Magari crescendo col tempo riuscirò ad avere prodotti di questa tipologia più interessanti. Ce ne sono, non è che non ce ne sono e nessuna turbina residenziale funziona, però queste economiche, diciamo, sono giocattolini, lasciatele perdere. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta o se passate in negozio a trovarmi. Ciao da Massi Dattoli.